Il pannello fatturazione elettronica consente di gestire l'invio di dati fattura o delle liquidazioni periodiche IVA in modo facile e veloce. È sufficiente caricare comunicazioni finanziarie firmate in formato .p7m. Il sistema invia automaticamente i file ASD, gestisce le notifiche e la conservazione sostitutiva dei dati inviati. Per uploadare i file relativi ai dati fatture e alle liquidazioni periodiche IVA, precedentemente creati in formato .p7m, aprire il menu Comunicazioni finanziarie, Carica. Quindi selezionare il file da locale o trascinarli direttamente sul pannello. Si ricorda che i documenti devono essere firmati dal rappresentante legale incaricato dall'azienda o un suo intermediario abilitato, ad esempio un commercialista o un CAF. Non è possibile caricare contemporaneamente dati fatture e liquidazione IVA. Ogni caricamento deve contenere solo file dello stesso tipo. I file uploadati sono immediatamente visibili in pagina. Il sistema verifica la conformità del documento per il successivo invio ASD. Qualora uno o più parametri non corrispondano ai requisiti della normativa di riferimento, il sistema non consente di inviare i documenti stessi. Cliccando su Dettagli e errori è possibile visionare i dettagli dell'errore restituito o degli errori restituiti. Se tutti i dati riportati nelle comunicazioni finanziarie caricate sono corretti, cliccare su Invia in corrispondenza di ogni elemento per inviare un singolo documento ASD. Per inviare più file contemporaneamente, inserire il flag in corrispondenza delle stesse. Il pulsante Seleziona tutto consente di inserire la spunta su tutti gli elementi censiti. Quindi, dall'apposito menu a tendina Azioni, in alto a sinistra, selezionare Invia. Cliccare su Applica per eseguire l'operazione. Confermare spuntando Invia tutti alla finestra visualizzata. I dati fatture e le liquidazioni periodiche IVA inviati sono immediatamente caricati nella sezione Comunicazioni finanziarie, Dati fatture. E Comunicazioni finanziarie, Liquidazioni IVA. Dal menu Comunicazioni finanziarie, Dati fatture, cliccando nell'ID progressivo del documento si visiona l'elenco delle fatture contenute. La colonna Info consente al passaggio del mouse sopra l'icona I di visualizzare l'elenco delle informazioni relative a ogni singolo fornitore. La colonna Tipo dati consente di visionare se i dati fatture riguardano le transazioni ricevute, DTR, o le transazioni emesse, DTE. Per scaricare sul locale in formato .p7m uno specifico documento, cliccare sull'icona indicata in corrispondenza di Scarica. In caso di caricamento di liquidazioni periodiche IVA, nella sezione Comunicazioni finanziarie, Liquidazioni IVA, cliccando nell'ID progressivo del documento si visiona il periodo di riferimento per la liquidazione periodica IVA, IVA versare e IVA credito. Per scaricare sul locale in formato .p7m uno specifico documento, cliccare sull'icona indicata in corrispondenza di Scarica.